Nell'udienza di mercoledì 13 aprile, Papa Ratzinger ha detto che i santi sono tipi molto diversi. Non tutti, ha spiegato, sono vere stelle nel firmamento della storia. A me, ha aggiunto Benedetto XVI, indicano la strada anche i santi semplici, cioè le persone buone che vedo nella mia vita e che non saranno mai canonizzate. Questo pensiero sulla santità, per così dire a portata di mano, spiega forse anche l'origine del rispetto e dell'emozione con cui molti non credenti ricordano Karol Wojtyła, che domenica salirà il primo gradino degli altari. Diventerà beato, ma non fu un vincente, per dirla con la saggista Laura Badaracchi. Wojtyła era un uomo forte, atletico, sportivo, con una straordinaria capacità comunicativa, non solo verbale, ma anche gestuale, e sotto gli occhi del mondo divenne disabile, come milioni di persone, come molti anziani suoi coetanei. Neppure 3 anni dopo l'elezione, il 13 maggio 1981, subì un attentato in piazza San Pietro, da cui si salvò per miracolo. Da quel giorno in poi, una serie di problemi di salute costellarono il suo personale calvario, dal tumore al colon fino al morbo di Parkinson, che gli avrebbe tolto anche l'uso della parola. Per molti anni il Papa polacco ha incarnato la debolezza e la vulnerabilità degli uomini. Quando gli chiesero quale fosse il punto centrale del suo magistero, lui rispose che consisteva nel mostrare il carattere trascendente della persona umana. E in effetti, questo messaggio sulla intima dignità della persona, soprattutto quando Wojtyła fu costretto a comunicarlo solo con lo sguardo, giunse chiarissimo a tutti.